Međugorje era una parrocchia tranquilla e poco conosciuta fino al 24 giugno del 1981, quando alcuni ragazzi del villaggio di Bjakovići asserirono di avere avuto una visione celeste. Una bella, giovane signora, ad una certa distanza verso la collina, il Podbrodo, dove ora si vede una croce azzurra. Sono le ragazze Ivanka e Mirjana a vederla per prime. Con il braccio destro, la signora stringe a sé un bambino. Col sinistro, ogni tanto fa loro segno di avvicinarsi, ma esse non osano. Stanno percorrendo la stradetta polverosa, al di là delle loro case. Non sanno nulla, o quasi nulla, di Lourdes e di Fatima, e sicuramente non si aspettano un tale incontro. Eppure subito pensano trattarsi della Gospa, cioè della Madonna. La vedranno immediatamente dopo anche Vizca, Ivan ed altri due. Inutile dire che rimangono tutti sconvolti. Quella sera e quella notte nel villaggio non si parlerà d'altro. Tanto scetticismo e molte preoccupazioni per i genitori. Che diavoleria sarà mai questa? Si vanno ripetendo. Il giorno dopo saranno presenti anche Maria ed il piccolo Jakov, di 10 anni. La Gospa quel giorno li invita più in su. Essi quasi volano su quelle pietre, su quei cespugli spinosi, e la gente del villaggio non riesce a star loro dietro. Finalmente lassù si fermano. Ora la vedono bene. È davanti a loro. Amabile, semplice, giovanissima. È difficile descriverla. Sapranno solo dire che ha una veste luminosa di un grigio argentato, un velo bianco che copre gran parte dei suoi capelli neri e ondulati, gli occhi azzurri. Bellissima. Attorno al capo ci sono 12 stelle, che nulla sostiene e nulla lega tra loro. I piedi non toccano terra, ma appoggiano su una soffice nuvoletta, a mezzo metro da terra. La vedranno sempre così, tranne che nelle grandi feste, quando verrà con un abito tutto dorato, e a Natale, quando apparirà sempre con il bambino in braccio. I 6 ragazzi quel giorno, il 25 giugno 1981, sono Vizca, Mirjana, Ivan, Ivanka, Maria e Jakov. Gustano una grande felicità, ma sono imbarazzati. Che fare? Che dire? Improvvisano una preghiera semplice, molto diffusa nelle loro famiglie, i 7 Pater Ave e Gloria. La giovane signora prega con loro, ma alla preghiera dell'ave non apre bocca. Poi le prime parole. Sarà Ivanka, la cui mamma era morta appena un mese prima, a rompere il ghiaccio. La mia mamma come sta? È felice, sta con me. È la risposta. Da quel giorno continueranno gli incontri, i colloqui, i messaggi per la parrocchia e per l'umanità. Già il terzo giorno, venerdì 26 giugno 1981, un messaggio, che possiamo chiamare ora alla luce dei recenti avvenimenti della guerra, il messaggio chiave di Međugorje. Incontreranno la Gospa per un po' di tempo sulla collina del Podbrodo. Poi, dopo il duro intervento della polizia e dei comunisti, con un lungo periodo di persecuzioni, i ragazzi la vedranno in qualche posto segreto o nelle loro case, fino al gennaio del 1982. Quando cominciarono a ritrovarsi nella stanzetta a destra del presbiterio, nella chiesa parrocchiale. Da quel momento le apparizioni cominciarono ad integrarsi con la liturgia quotidiana della parrocchia. Poi comincerà anche la persecuzione del vescovo diocesano, minacciato a sua volta dalle autorità comuniste. Così, 3 anni dopo, nell'aprile 1985, i ragazzi, cacciati anche dalla sacrestia, si riuniranno per le apparizioni in una stanzetta della canonica. E poi dal mese di settembre 1987 andranno sulla tribuna della chiesa, lontani, si disse, dagli occhi curiosi dei pellegrini. Successivamente, in un luogo ancora più appartato, una stanzetta 2 metri per 2, nella torre campanaria di sinistra. E la Gospa conosce così ancora una volta, come a Betlemme tanti anni fa, il rifiuto dove deporre la parola di Dio, i messaggi per tutta l'umanità. Ma il luogo non avrà molta importanza per la giovane signora.
Lei a Međugorje non si è legata ad un luogo, ma a questi ragazzi. Ovunque essi si trovino, ella si fa incontro a loro. L'ora preferita è verso sera, alle ore 17:40. Con l'ora legale saranno le 18:40. Ma a volte arriva anche in altri orari. E così ogni giorno. A Međugorje cominciarono ad arrivare i pellegrini in numero sempre maggiore, da ogni angolo della terra. Međugorje cominciò a diventare la casa di Maria, dove ella educa una parrocchia e successivamente tutti i suoi figli che li accorrono con cuore umile e aperto. Li educa alla fede e alla pace. Li invita a cambiare vita attraverso la preghiera, il digiuno, la vita sacramentale, la lettura della Bibbia. Međugorje è così diventata una grande scuola di preghiera per tutto il mondo. In molti paesi di ogni continente sono sorti gruppi di preghiera che si ispirano a Međugorje, agli insegnamenti della Madre del Signore Gesù. Parole semplici le sue, ma profonde, che sembrano ripetersi ed invece hanno sfumature ed accenti sempre nuovi, che arricchiscono e completano, che aiutano a crescere. Quasi tutti i messaggi contengono un esplicito invito alla preghiera, anche se le motivazioni cambiano, e ogni volta con parole diverse, con sfumature nuove. Riascoltiamo alcuni di questi inviti. Pregate per scoprire e conoscere Dio. Perciò decidetevi per la preghiera. Pregate per gustare la gioia dell'incontro con Dio. E se non pregate, non sarete capaci di scoprire il mio amore e i progetti che Dio ha su ognuno di voi. Pregate per comprendere ciò che dovete fare secondo il piano di Dio. Nella preghiera sperimenterete una gioia grandissima e troverete la soluzione per ogni situazione difficile. Con la preghiera vivrete la pace nei vostri cuori. Così la pace dai vostri cuori potrà correre come un fiume in tutto il mondo. Spesso lei chiede di aumentare il tempo da dedicare alla preghiera, togliendolo dalle chiacchiere o dalla televisione. Desidero che ognuno di voi consacri più tempo a Dio. Pregate e cercate più tempo per Gesù. Così sarete capaci di capire ed accettare tutto, le malattie e le croci, anche le più pesanti. Lei poi ci ringrazia sempre, ma invita anche noi a ringraziare. Pregate per ringraziare Dio e rallegratevi per tutto ciò che Egli fa mediante ciascuno di voi. E infatti, in un altro messaggio, dirà: voi siete importanti. E ancora: ho bisogno delle vostre preghiere. Io ho scelto in modo speciale questa parrocchia ed è mio desiderio guidarla. La proteggo con amore e desidero che tutti siano miei.